Calenda, che vuole mettere inceneritori in tutta Italia, meno che a casa sua, nei suoi terreni, e per giunta non si accontenta, non vuole dialogare con le comunità locali per convincerle ad accettare gli inceneritori, vuole, ha detto, mandare l'esercito, vuole presidiare con l'esercito e militarizzare le località dove vuole installare gli inceneritori. Questo è il livello della politica del terzo polo. Avete visto le ricette invece del centrodestra, di questa destra? Io rabbrividisco, sono preoccupatissimo come cittadino prima che come politico. Innanzitutto perché ovviamente anche Meloni e compagni stanno facendo la guerra ai poveri, loro che campano di alte rendite dello Stato da una vita. E poi in più, attenzione, c'è qualcosa di peggio anche, o comunque certo non di migliore. Loro stanno preparando una restaurazione al campo della giustizia. Mettete insieme, Marcello Pera ha fatto un intervento, un'intervista in cui ha detto che vogliono realizzare il progetto giustizia di Berlusconi e Craxi. È intervenuto Nordio, che addirittura è il designato ministro della giustizia, perché hanno già votato secondo loro, hanno già fatto tutto, e Nordio ha dichiarato che vuole restaurare l'immunità parlamentare e in più vuole tagliare, pensate un po', una città come Foggia, qui noi ci stiamo battendo per antimafia, per rinforzare tutti i presidi di legalità eccetera, lui ha detto che vuole tagliare i fondi per impedire alle procure di spendere soldi per le intercettazioni telefoniche. E come fai? Chiami i mafiosi e gli dici scusa, ci sei? Mi rispondi? Cosa hai fatto oggi? Dov'eri? Capite un magistrato che cosa va a pensare? Con tutti gli sprechi che ci sono in Italia, vuole tagliare le risorse per lo strumento investigativo più potente che abbiamo, più efficace contro le mafie. Questo è il mondo sotto sopra. Federico Cafiero De Rao, Roberto Scarpinato, due campioni dell'antimafia, le altre forze politiche non parlano mai in questa campagna di lotta alla mafia e alla corruzione, ma ci avete fatto caso? Sono i segni della restaurazione, sono già pronti per un nuovo governo, i migliori dei migliori, ci tireranno fuori un altro curriculum spettacolare, un altro alto esponente super tecnico della finanza e delle banche, e ci diranno che il paese è in una tale condizione che bisogna fare un nuovo governo di larghe intese. Noi non ci saremo e non lo permetteremo.